Ciao grandissimi, sono Indo ragazzi, sono qui oggi grandissimi per trovare questo nuovo video. Oggi grandissimi, nuovo video su tutte le ultime novità sul mondo di Assassin's Creed Valhalla. Oggi grandissimi miei, però il video sarà un po' diverso rispetto al solito. Difatti, per chi non lo sapesse, venerdì scorso ho realizzato una live su YouTube che è andata super mega bene, quindi grazie di cuore davvero a tutti, in cui ho parlato di varissimi temi, moltissimi temi inerenti a Assassin's Creed e non solo. Quindi per chi non l'avesse visto, vorrei andarsene a vedere, link. E soprattutto ci sarà anche questa settimana sempre di venerdì la live, quindi... La cosa interessante, grandissimi miei, che voglio provare a proporvi, poi ovviamente vediamo se ci piace il formato o meno, è, visto che durante la live sono uscite una marea di notizie e informazioni molto interessanti, perché non riproporvi gli stessi contenuti che avvengono e io vi propongo durante le live? In che senso? Quello che vedrete adesso qua successivamente è il TG di Assassin's Creed realizzato durante la live. Quindi spero che questa tipologia di contenuto vi possa piacere e interessare. Fatemi sapere sotto nei commenti la vostra opinione, mi raccomando. In ogni caso vi lascio all'indo del passato di venerdì scorso che vi racconta tutte le ultime novità sul TG di Assassin's Creed. Iniziamo col TG di Assassin's Creed. E voi non sapete cosa in serbo per voi, perché adesso transizione TG di Assassin's Creed grandissimi. Andiamo a parlare un po' di tutte le ultime novità sul mondo di Assassin's Creed Valhalla. Va bene grandissimi miei, ovviamente la cosa figa delle live è che io qua ho un elenco di notizie che vi darò su Assassin's Creed Valhalla e ogni tot notizie io mi fermo e ne parliamo assieme grandissimi. Sono totalmente fell in love, totalmente innamorato di questa metodologia. Iniziamo con le notizie. Va bene grandissimi miei, allora parliamo ragazzi miei dell'insediamento. Va bene? Insediamento che vediamo anche qua nelle immagini. Grandissimi miei, l'insediamento di Civalalla, come sapete bene, sarà centrale, sarà fondamentale, sarà il fulcro del prossimo capitolo Assassin's Creed. La cosa molto interessante è stato confermato anche dal numero del mese scorso, se non mi sbaglio, di PlayStation Magazine UK, che la posizione del nostro insediamento sarà decisa da un preciso motivo narrativo, molto molto specifico, non sarà una posizione casuale. Va bene ragazzi? Altra cosa molto interessante, noi appunto saremo leader, diciamo, del nostro insediamento e dovremo prendere decisioni difficili man mano che, diciamo, il livello del nostro insediamento crescerà, man mano che si espanderà il nostro insediamento. E a riguardo è molto interessante il fatto che Darby McDavid ha affermato che le missioni all'interno dell'insediamento fungeranno da petali di fiore. Questa è una metafora molto interessante, perché immaginatevi un petalo di fiore, adesso non lo sto qua a mimare io perché faccio abbastanza schifo a mimare. Essenzialmente però la struttura petalo di fiore intende che si partirà da un punto, che il punto base del petalo è, diciamo, l'insediamento, mettiamo questo qua un petalo, l'insediamento, si fa tutta la missione e si ritorna poi sempre all'insediamento. Di conseguenza sarà una sorta di inizio all'insediamento e ritorno all'insediamento. Ci sarà questa sorta di arco narrativo in sé delle missioni, va bene? Quindi ci sarà questi tragitti, percorsi che noi giocatori faremo, che appunto partiranno dall'insediamento, avranno lo sviluppo iniziale dell'insediamento, avranno il loro svolgimento fuori dall'insediamento, ma poi la conclusione sarà sempre nell'insediamento. Ed è molto interessante questo, perché personaggi che magari incontreremo anche durante le missioni stesse, potremo noi rincontrarli nell'insediamento stesso, perché magari sono personaggi che impareremo a conoscere durante le missioni e successivamente rimarranno con noi nel nostro insediamento. Quindi questo insediamento è molto interessante. Adesso vi leggo un po' in chat e avete scritto cose molto giuste. Ad esempio, come le missioni nella tenuta di Assassin's Creed 3 saranno molto simili. Nel senso, saranno molto simili perché ci sarà questa sorta di ritorno sempre all'insediamento, come era più o meno ritorno sempre nella tenuta di AC3. Quindi assolutamente sì, la tenuta Davenport, assolutamente giustissima. Sono molto interessato a tutte le dinamiche riguardanti l'insediamento, perché è qualcosa di assolutamente innovativo ed è molto interessante, ed è una sorta di throwback, secondo me, come un misto della tenuta Davenport di AC3 e di Monteriggioni. Vi ricordate Monteriggioni com'era da sviluppare, eccetera, eccetera? Davvero, davvero figo, secondo me sarà questo insediamento, sarà un componente molto, molto, molto importante. Un'altra cosa molto importante che riguarda, diciamo, sempre l'insediamento è il fatto che le risorse che otterremo dai vari raid,
quindi tutte le risorse che otterremo appunto dagli attacchi magari a fazioni nemiche, clan nemici, eccetera eccetera, ci serviranno e potranno essere utilizzate per creare edifici, iniziare a coltivare terreni agricoli e quindi migliorare sempre di più il nostro insediamento, che ovviamente si allargherà sempre di più. Collegato a ciò, sempre ai saccheggi, il nostro corvo Sinin ci permetterà a noi Eivor, ci impersonifichiamo già, di trovare monasteri per saccheggiare, quindi il corvo avrà un utilizzo incredibile, cioè davvero sarà un potenziamento assoluto delle nostre abilità, quindi è molto molto interessante. Arriviamo adesso a parlare un attimo della mappa, va bene? Grandissimi miei, la mappa sarà vasta, molto vasta, nonostante ci sarà da capire effettivamente se il mare del nord sarà esplorabile o meno, soltanto per viaggi rapidi, ma la cosa molto interessante è che nella mappa troveremo rovine e monumenti romani e celtici e persino delle tribù neolitiche. Quindi la componente storica sarà molto forte, tanto che sarà possibile visitare e scalare Stone Age. Per quanto riguarda gli assassini, i proto-assassini, quindi gli occulti e i templari, ovvero i proto-templari, ovvero l'ordine degli antichi, praticamente Eivor verrà a conoscenza molto presto nel gioco sia degli occulti che dell'ordine degli antichi, quindi avrà spesso e presto un contatto con loro all'interno della trama del gioco. E cosa molto interessante, Assassin's Creed Valhalla è stato affermato come farà da ponte tra occulti assassini e ordini antichi templari, quindi sarà una sorta di plot twist dell'intera trama di Assassin's Creed, plot twist in senso di collegamento, ponte narrativo dovrebbe essere, quindi molto interessante. Per quanto riguarda la macerata, visto che chiedete in tanti, il dito non viene sacrificato, diciamo, come succedeva per gli altri assassini, principalmente a parte Dario, perché è sopra l'avambraccio, quindi non è sotto, che quando la usi è sopra, come tra l'altro faceva anche Dario. Quindi Eivor e Dario sono gli unici due assassini che non gli si mozza il dito, per dirla alla romana, perché usano la macellata. Comunque ripeto, il 12 luglio tantissime novità su Ubisoft Forward, vorrei fare una live assieme a Ubisoft Forward, che è appunto un evento di Ubisoft dedicato in cui faranno vedere tutte le nuovissime novità, appunto informazioni, trailer, gameplay di tutti i giochi di Ubisoft, tra cui ovviamente Assassin's Creed. Allora, torniamo un attimo all'ultima cosa del TG di Assassin's Creed. Il gioco, appunto, come ho detto, Assassin's Creed Valhalla sarà molto interessante perché farà da ponte appunto tra occulti assassini, ordini antichi e templari, ma avrà anche molti collegamenti con gli altri capitoli della saga di Assassin's Creed, ambientati sia prima che dopo gli eventi di Assassin's Creed Valhalla, tanto che Darby McDevitt dice che secondo lui ci saranno parecchi momenti in cui la mascella a noi videogiocatori cadrà per terra, perché ci saranno delle reazioni tipo: ah, ma quello si collega a quell'altro, ho capito tutto. Cioè proprio dei collegamenti tra un gioco e l'altro, e sarà fighissimo. Questo è attualmente la panoramica, anche guardante, diciamo, assassini templari, ovvero protoassassini e prototemplari per quanto riguarda Assassin's Creed Valhalla. Adesso mi fermo un attimo, leggo un po' di vostre domande. Il consigliere di Alfred è il vero nemico da battere, come in origine per la setta? Domanda interessante. Sarà un nemico da battere sicuramente, perché comunque una cosa che vi stavo anche per dire era che il personaggio di Alfredo il Grande, quindi Alfred, sarà molto approfondito all'interno della trama e ci sarà proprio un viaggio personale suo che verrà intrapreso per tutta la storia del gioco, quindi sarà come se fosse un personaggio chiave del gioco, che se avete visto un po' Vikings, secondo me, vi rimanda molto a quello. In che senso? Un personaggio, tra virgolette, nemico, ma molto intrigante, la cui storia è talmente intrigante che viene approfondita come se fosse un personaggio principale. Gli assassini faranno anche battaglie navali? No. Le navi soltanto per navigare verranno utilizzate, soltanto per la navigazione, quindi no, battaglie navali. Secondo te sarà l'ultimo capitolo con Layla? Sì, Giovanni, secondo me qua, la sparo già qua, quindi registrate per chi vuole registrare, fate citazioni, Assassin's Creed Valhalla, secondo me, sarà l'ultimo capitolo della trilogia di Layla. La sparata, l'ho detta, va bene? L'ho detta, ok?